vecchio, anche con i maxi schermi allestiti per l'occasione. Gigi Riva non c'è più, non è più su questa terra, ma il suo nome, la sua leggenda, il suo mito rimarrà per sempre, perché parliamo di un uomo che per Cagliari e per il Cagliari ha dato tutto, ha rinunciato anche a tutto, ha rinunciato ai soldi delle città più grandi, delle squadre più grandi, ed è stato protagonista assoluto dentro e fuori dal campo. Nessuno può dimenticare Gigi Riva, che poi da campione straordinario fuori dal campo è stato protagonista anche con la nazionale italiana, anche in quel fantastico mondiale del 2006, e basta parlare con chi c'era per rendersi conto dell'importanza di Gigi Riva dentro e fuori dal campo. Un uomo diverso, un uomo speciale, per questo non verrà mai dimenticato, anche dopo la morte, una morte che è nell'ordine naturale delle cose, ma quello che è stato il messaggio di Gigi Riva, prima uomo e poi calciatore, non verrà mai dimenticato. Buon viaggio, Rombo di Tuono. Le bombe delle 6 non fanno male. Con Andrea Vignolini e Leonardo Petri. Le bombe delle 6 non fanno male. Buonasera a tutti, salve, carissimi amici, eccoci, salve, qua, buonasera, salve. È il 24 gennaio, attenzione, il mercato va avanti, Trump vince tutto, in New Hampshire, leggo qui davanti, secondo me Biden lo fanno fuori, regolare, vedremo se la signora Nikki Haley ce la farà o meno a sfidare il Tycoon, vedremo, interessante capire cosa. Ma lì fanno fuori Biden, io ve lo dico, perché non lo farà. Non mai galleggiare contro Trump. Allora, caro Leonardo, io detto direi questo, noi come vedete, siccome non siamo minimamente interessati al mercato, spaziamo sulla politica internazionale. In questo momento il mercato della Fiorentina non suscita nessun interesse, nessun interesse. Però un refolo di speranza ce l'ho, perché mi pare che La Roma non pagando lo stipendio di Belotti per conto della Fiorentina abbia praticamente fatto saltare ogni velleità di scambio fra Iconè e Belotti. Molto bene. Come ha precisato, omettendo il dettaglio dello stipendio, il direttore generale nonché amministratore delegato Viola. Poi mi pare di aver capito che c'è dei temporeggiamenti anche sul messicano, sull'uruguaiano del Messico, e bene, anche questo mi pare una nota lieta da poter riportare. Quindi, insomma, l'immobilismo, ottima nota. Per ora l'immobilismo vince e noi siamo per l'immobilismo. Capito, al 24 di gennaio mi pare che sia tutti fermi, al 24 di gennaio si può stare tranquilli, non toccate niente, no. Pensate alle comunioni e alle cresime, quello dovete fare. Allora, cari amici, come sempre insieme a voi, i vostri sms e whatsapp al 3925727775. Mi incuriosisce troppo il mercato in uscita, nel leggere che oggi Jerry Mina è diretto addirittura verso l'Arabia Saudita, addirittura in 3 giorni ha girato mezza Europa, andato prima dal Portogallo alla Grecia, in Portogallo, poi l'hanno dato in Grecia, poi l'hanno dato in Turchia e adesso in Arabia Saudita. Dovrà finire Jerry Mina? Altro grande colpo del mercato appena conclusosi. L'ultimo mercato, Jerry Mina era uno dei più importanti colpi di quel mercato. No, veramente, vorrei ricordare che l'altro grande colpo ha preso 7,5. Il mercato della Fiorentina, gli hanno dato tutti unanimemente un voto altissimo. Nessuno ha mai detto che Jerry Mina era un grande colpo di mercato. Quello vorrei vedere, ci mancherebbe altro, o io ingigantivo la posizione, però resta uno di quei giocatori. No, aspetta un attimo, sta buono. Mina
dopo che giocò tre minuti, perché ha giocato tre minuti nella sua vita Viola, già sentivo gente lo voleva titolare, abbiamo fatto un grande colpo, questo ci sarà utile, Gerrimina. Va bene, questo è il mercato, e voi volete ancora che questi facciano mercato? Allora, sia mai, allora, sia mai. C'è un amico che scrive: candidare Biden contro Trump è come candidare la Funaro contro Heike Schmidt. Allora, amico, la battuta ti può essere anche riuscita. Dico, la battuta gli può essere anche riuscita, però c'è però un errore di sistema. Siamo al 24 gennaio e qual è quello schieramento politico che ancora non ha un candidato per le elezioni amministrative di Firenze? Qual è, amico? La battuta non gli è La battuta quello è proprio del centrodestra. La battuta invece non sta in piedi, non sta in piedi. Quello del centrodestra, quindi anche perché nel caso si candida Schmidt contro la Funaro, prima di tutto, perché fino a prova contraria ancora lui non si è candidato e l'altro è già candidato. No, ma a parte questo, voglio dire, cioè il punto vero, qual è quello schieramento politico che ad oggi non ha ancora un candidato sindaco per le amministrative a Firenze? Qual è? Comunque, il centrodestra a Firenze è incredibile. No, vabbè, è composto da mezzoni, un po' come i mezzoni della Fiorentina. Mezzoni, tanti mezzoni ci sono nel centrodestra a Firenze. Troppi mezzoni. Però, sai, dovrebbero anche lì sostituire mezzoni con gente più brava. Quindi è difficile, no, Leonardo? Anche no, è un po' quello che chiediamo noi in altro ambito. Certo, sappiamo che è difficile. Anche no, in un paese in cui non vige la meritocrazia diventa difficile. E per paese non intendo Firenze, intendo l'Italia, naturalmente. No. In generale, va bene, detto questo, allora andiamo avanti con i vostri sms e WhatsApp al 3925727775. Strumentalizzare un quarto posto a gennaio per chiedere di buttare soldi a una proprietà che si accinge a stare per tre anni con ricavi dimezzati e da incoscienti, io lo lascerei parecchio tranquillo. Bravo, tranquillo. Lo faccio fare, devi stare in stella. Bravo, Rocco Trevestare nel New Jersey, non torni neppure. Torni nella stagione delle cresime e delle comunioni. Signor Antonio, lei, diciamo così, con noi non ha molti punti di contatto, qualche volta ci siamo trovati, però il punto vero è che qua ad oggi, mentre parliamo, il 24 gennaio, con tanti limiti, la Fiorentina è comunque quarta in classifica e noi dobbiamo fare di tutto per tutelare il quarto posto. Abbiamo chiesto di convocare grandi principi del foro, tutto è caduto nel vuoto, ma sta cadendo tutto nel vuoto, cioè non c'è assolutamente niente, non c'è mezzo riferimento. E il punto vero è il fatto che il signor Brecalo, che doveva già essere la Dinamo Zagabria, come abbiamo letto e annunciato ieri, Leonardo, che è successo? No, il signor Brecalo è ancora a Firenze, bello, questo tranquillo, capito, bello tranquillo. Perché ancora? Appunto, fatti una domanda e provo a darti una risposta. Ma io invece raccolgo l'appello di Antonio, lo faccio mio e dico: non fate niente, non spendete un euro, restate così. Più di così, Antonio, allora, cosa devo fare? Buonasera, sono la lampadina del frigorifero, ci scrive un amico. Vorrei far notare che da anni non si vede un bomber, la lampadina del frigorifero, diciamo così, può essere. Io oserei dire non si vede un grande calciatore da anni. Sono un vecchio tifoso che ha avuto l'avventura di gioire per il primo indimenticabile scudetto. A mia memoria questa è sicuramente la peggiore dirigenza della storia della Fiorentina. La tifoseria ha servito al più grezzo, presuntuoso, incompetente dirigente, costituisce la classica goccia ragazzi, che ha fatto traboccare il vaso. Annuncio con dolore la mia dismissione dal tifo. Spero di essere in tempo, ma sarà difficile, data la mia veneranda età, attivare nuovamente per Viola. Ma lo farò solo quando questi due insopportabili figuri se ne saranno tornati nel New Jersey. Il problema, un ex tifoso di 81 anni. No, ma c'era da battere, però il senso è giusto. È chiaramente la peggior dirigenza della storia della Fiorentina. Il senso è giusto. Come diciamo ovviamente sempre, essere tifosi della Fiorentina non implica pomiciarsi la presidenza di tutti. Lei, caro amico, ex tifoso, può ex tifare tifoso Fiorentina senza per torni questo. Torni a tifare Fiorentina, esatto. tranquillamente, senza problemi. Non ci sono problemi. Lei deve tifare per la squadra. Io sento tanti dire delle cose pazzesche. No, ragazzi, noi dobbiamo comunque tifare, sostenere la squadra. Ma va benissimo così. Poi tutto questo non ci consente di dire o di fare cose che vogliamo fare. Sono stato pure criticato qua perché ho portato tre pere in studio
dopo che abbiamo perso, ovviamente. Sei stato criticato, è un eufemismo. Esatto. È un eufemismo. Sono stato criticato, ma va bene, mi prendo le critiche, non ho problemi. Io voglio essere sempre libero di fare, di dire quello che mi pare. Non devo né pomiciarmi il presidente, né pomiciarmi nessun altro. Sono qua, faccio la trasmissione alla radio, io faccio radio, tento di fare ascolti, provo a polarizzare il dibattito. Questo voglio fare, voglio parlare di Fiorentina, capito? Punto e basta, stop. Andiamo avanti, caro Leonardo. Contatti con Everton Sebolinha del Flamengo, attaccante esterno, interpellare il Cioni subito, ci scrive. No, ma non c'è bisogno di interpellare il Cioni. Questo è un giocatore, bravo, di 27 anni, ha giocato col Brasile, era al Benfica lo scorso anno in Champions. Cioè, Everton lo conoscono tutti, chi è? Dai, se no davvero. E devo dirti che è un grande talento, è un giocatore forte, è titolare al Flamengo, nazionale brasiliano, è un giocatore che non prenderemo mai, in poche parole, non prenderemo mai, perché per prendere Everton oggi dal Flamengo la Fiorentina deve partire da una base di 20 milioni in su, ed è una cifra che non spenderanno mai. Allora, tutti vogliono sperando di essere smentito, naturalmente. Allora, tutti vogliono Mina e naturalmente noi ci indeboliremo ulteriormente perché non lo sostituiremo. Una soluzione su questo come spero di no. E già avevamo che portare a casa anche soldi di Mina. Ah, è pronto Comuzzo. Sì, hanno ritenuto allora, pronto Comuzzo. Ok. Evidentemente sì, se danno via Mina. Però scusa, a Mina noi paghiamo solo l'ingaggio, che sono 2 milioni di euro. Noi solo, ci liberiamo del gas, francamente poco, troppo poco. Io farei un'ulteriore cessione da qualche parte, altrimenti rischiamo di non guadagnare abbastanza in questo gennaio e poi alla fine le casse piangono in virtù del fatto che la Fiorentina deve giocare fuori dal suo stadio, no? Bene, allora dunque intanto ovviamente intanto c'è un punto principale però, Leonardo, è questo, cioè voglio dire, comunque ti risparmi l'ingaggio di Mina, che non è ad oggi un giocatore, diciamo, sì, ragazzi, rilevante. Ma ora io sto cercando e porti dentro di stare un ragazzo seguito come Comuzzo, che invece è rilevante, secondo me molto rilevante. Allora io ti dico la verità, alla fine tutto sommato, nella modestia e nella mediocrità generale, può essere anche una buona idea, dovendo parlare di questo, che Mina, che è un ex calciatore, vada via e che, se lo si ritiene pronto, si dia più spazio a Comuzzo. Io su questo non ho granché da dire, può essere anche una buona mossa, nel senso, mi può star bene, però certamente non è la mossa che ti permette di crescere nell'immediato e di migliorare oggi. Ecco, questo è il punto. E noi auspicavamo che loro ci dessero un segnale calcistico. Loro stanno confermando, in attesa di arrivare ai primi di febbraio, che del calcio non gliene frega niente. Bene. Allora, fermi lì. E venerdì si balla un'altra volta. Leonardo, c'è un dato interessante che riporta Voce giallorossa, c'è distanza per il rinnovo di Bonaventura in Fiorentina. Riporta Voce. Anche giusto. Non c'è di Bonaventura, distanza tra domanda e offerta. In tal caso cosa facciamo, Leonardo? In tal caso a giugno Bonaventura andrà via e si cercherà di prendere un prestito di qualche altro. Poi cerchiamo anche una da rilanciare. Dobbiamo andare a vedere quelli che negli ultimi 2 anni non hanno mai giocato. Sì. E quelli sono i candidati probabili sostituti. È tutto molto semplice. Io guarda, il gennaio mi sto annoiando molto di fronte a questa roba. Distanza, perché fanno sempre offerta, ormai distanza, le stesse cose con grande prevedibilità. Eccolo mai. Va bene. Guarda. Allora, i vostri vocali al 3925727775 li ascoltiamo e li commentiamo veloci. Vai, regia. Va bene, ragazzi, non parliamo di mercato. Michelle Obama è l'unica che può sconfiggere Trump, secondo me. Secondo voi due? Buonasera, ragazzi, sono Alessandro. Va bene che Commisso non abbia ambizioni sportive, ma butta via soldi, tanti o poi tanto per buttarli via. Allora è meglio non buttarli via. Come cavolo ha fatto a diventare un uomo così ricco e famoso, se no? Boh.
Ciao ragazzi, ciao. Io lo sdegno sempre più totale, soprattutto anche per la piazza, che è diventata una cosa rassegnata, oppure si accontenta di quello che abbiamo. Cioè, ora un ultimo commento social, come sempre, che ho ribadito il concetto: abbiamo venduto Vlahovic a gennaio, lo dirò a vita, chiesa gratis per Callejon. E Vlahovic a metà stagione con la Juve che si era rotto i legamenti, era sotto, chiesa gli si era rotto i legamenti, era sotto, e questo che sapete cosa mi ha risposto? Andavi in Champions e poi sei partito e andavi fuori, meglio fare la Conference. Basta così, Mirko d'Arezzo. Ciao ragazzi, attenzione, ho letto e tra poco torna Rocco. Però ormai le sue conferenze stampa non mi esaltano più, anche perché la colpa è sempre dei giornalisti. Ha una soluzione per tutto, la colpa è dei giornalisti, su tutto. Ciao Fabri. Buonasera a tutti, sono Porsenna della Bassa Valdichiana. Volevo dire che stasera mi girano parecchio, ce l'ho, soprattutto con i tifosi del presidente. E basta delociare sta società, giusto perché va fatto il Parco Viola. Ma vi volevo dire che a Napoli, a Di Maro, s'allenano 3 campetti, 4 cipressi e 2 querci. E l'anno scorso hanno vinto il tricolore, ha capito? Ci vuole per vincere, no? E il centro sportivo ci vuole di investire e di essere competenti. Che sti c'hanno né uno né l'altro. Svegliatevi, oh Prodi! Molto bene, Borsenna mi sembra in grande forma, l'amico della Valdichiana è in grande forma. Però a Di Maro il Napoli, va in ritiro, non si allena, allena a Castel Volturno, che però insomma è una roba simile a quella descritta dall'amico della Bassa Valdichiana, un sportivo di piccole dimensioni, a misura di squadra, a misura di calcio. Volevo rispondere, certo, a Castel Volturno le feste tu ce le fai, le serate tu ce le fai, le comunioni tu ce le fai, quello è il dubbio. All'amico Gradi, che ci ha chiesto secondo lui Michelle Obama, io punterei tutto su una giovanissima grande donna spettacolare, mi piace moltissimo, che questa Leo è veramente di sinistra, questa che ti sto dicendo, questa che ti dico adesso, negli Stati Uniti, questa ti piacerebbe un sacco. Dimmi. Alexandria Ocasio Cortez. No, lei conosco, questa ti piace, ho capito. Sì, il problema è uno solo, che se la candidano per fare le elezioni dopo 20 giorni gli hanno sparato, è finita, morta. Lei se la candidano fa la fine di una media, ma fa la finita, la smettila. Lei è forte. Se devo mettere qualcosa, tutto su Alexandria Ocasio Cortez, per sfidare Trump, sarebbe una sfida top. Il diavolo e l'acqua santa sarebbe una roba eccezionale, anche perché poi lei non gli risparmierebbe niente, sarebbe veramente una sfida top e di gamma. E lui contro una donna secondo me perderebbe gran parte delle proprie armi, Ce l'hanno, è giovane, è forte, però è troppo giovane, secondo me è troppo giovane, quindi alla fine gli preferiranno Michelle. La Kamala Harris ha deluso invece, la Kamala Harris ha deluso molto. Ci fermiamo per dare lo spazio alla regia, torniamo tra poco. I vostri sms e whatsapp al 3925727775, le vostre chiamate in diretta allo 0555727. A tra poco. La Bussola, storico ristorante pizzeria. Vieni a gustare una delle migliori pizze in città e le buonissime bistecche al tartufo. A Firenze in via Porta Rossa 56R. Da Mugnaini Auto sono arrivati gli incentivi doppi Mazda. Vieni a scoprire sulle vetture della gamma Mazda in caso di rottamazione gli incentivi doppi. Puoi avere uno sconto imperdibile. L'offerta è valida fino ad esaurimento fondi per gennaio. Da Mugnaini Auto, concessionaria Mazda a Firenze in via Baracca, Firenze Sud in via Le Verga e su Mugnaini Auto.it. Mazda a Firenze è Mugnaini Auto. Cenci, frittelle o schiacciata alla fiorentina? Difficile scegliere. E ancora più difficile se parliamo di Ruggini e pasticceria Andrea. Frittelle, cenci e la bella e buona schiacciata, pluripremiata negli ultimi anni tra i vari concorsi di Firenze. Pasticceria Andrea, in piazza Mazzini a Compiobbi. E pasticceria Ruggini, in piazza Cairoli a Pontassieve. Anche a Carnevale, non fare scherzi. Vieni a trovarci. Cose buone fatte a regola d'arte e con amore. Da Amico Pane, a Firenze, nei punti vendita di via di Ripoli 207 e via della Bella Riba 13 Rosso.
Giulia, indovina? Ford raddoppia la rottamazione statale? Sì, è il microtasso. Diventa tasso zero? Lo hai visto su Ford.it, vero? Certo, sono gli Eco Days Ford. Sai che significa? Che è il momento migliore per cambiare auto. AutoSas. Vieni a scoprire l'intera gamma nel Ford Store, in via della Cupola 249 a Firenze. La tua radio. Le bombe delle 6 non fanno male. Eccoci qua, cari amici, dunque con le bombe delle 6 non fanno male, i vostri sms e whatsapp al 3925727775 con Andrea Vignolini, Leonardo Petri, le vostre chiamate in diretta allo 0555727237 dove c'è Lorenzo, buonasera. Ciao Lorenzo. Ciao ragazzi, buonasera. Io vi ascolto sempre, ma non chiamo mai perché vi ascolto. Stasera ti hai chiamato. Stasera io ho bisogno del vostro conforto. Qual era l'urgenza per cui stasera ha deciso di chiamare? Qual è l'urgenza? Allora, hai presente che la mattina chiamano sempre, mandano messaggi per infamare la vostra trasmissione, diciamo, no? Sì, sì. Ecco, voi per chiedere. No, no, aspetta, infamare no, per chiederne gentilmente la chiusura, ecco, questo è per chiederne gentilmente la chiusura, sì. Diciamo così, esatto. No, allora, voi giustamente avete, fra virgolette, sbeffeggiato l'altra emittente concorrente dicendo che facevano i caroselli per il ritorno di Quame, e avete perfettamente ragione. Io però quello che ho sentito stamani, allora, siccome lo stavo ascoltando... Attenzione, fermi, questo non è, cioè adesso si è ribaltata la frittata, tu stai chiamando noi per lamentarti di stamattina, top! Assolutamente sì, perché io ho rimandato anche indietro la radio per essere sicuro. Addirittura, ma che è successo stamattina? Perché Mari a un certo punto, tanto non ho problemi a dirlo perché hanno... Ci hai chiamato apposta, che problemi deve avere, ci hai chiamato apposta. Ho sentito dire che Nico Gonzalez è il grande acquisto della Fiorentina, il ritorno di Nico Gonzalez. Certo, no, ma lui intendeva Rodriguez, forse intendeva No, il ritorno di Nico Gonzalez. Hanno detto che è il grande acquisto della Fiorentina. In questo momento la cosa migliore che ci può capitare è il ritorno di Nico Gonzalez. Ma non è un acquisto, dai, la formula del grande acquisto della Fiorentina è sbagliata, dai. Cioè, tutte concettualmente e lessicalmente. Tutte le volte acquistano qualcuno di mezzo rotto, per carità, ne acquistassero di più di Gonzalez. Comunque quest'anno si è fatto un grande mercato perché c'è anche Castrovilli. Infatti hanno parlato per mezzo di lui, attendo a gloria, e diano anche l'acquisto a Castrovilli. Però vedi doppio acquisto. Però vedi, queste sono opinioni legittimamente espresse sulle quali noi non concordiamo, ma comunque non c'è da lamentarsi per questo. Ma ci mancherebbe, io li ascolto anche volentieri, solitamente. Bravo. Non sono a chiedere la chiusura del caffè Viola, ci mancherebbe, però cercavo di portare un conto perché mi viene l'ossera a sentire queste trasmissioni. Qui questa proprietà viene elogiata qualsiasi cosa faccia. È incredibile. Non credo che stamattina vi sia stato l'elogio della società. Sì. Dai. Elogio della società, no. Elogio. E vi direi. Comunque, io poi vi saluto. Io vorrei far presente a chi darà 6:30, 7 al mercato. Che italiano aveva tutti. Ma è impossibile dare 6:30 al mercato. Voi. Ma come cavolo si fa a dare 6:30 al mercato, ragazzi? Non t'assicuro. È stato dato quando hanno dato via Vlahovic. Voi non lo diano adesso. Capito, dai. Ma hanno preso qualcuno. Adesso non stiamo prendendo un cavolo di nessuno. Cioè, come si fa a dare 6:30 al mercato? Certo, il gruppo hanno deciso di consolidare questo gruppo magnifico. 7. Dopo 7. Vabbè, questo si può anche fare la motivazione. 7. Io non l'accetterei. Insomma, Lorenzo. Comunque no, al volo vi dico, cercavano un esterno d'attacco, volevano un esterno pronto, hanno preso uno che non gioca praticamente da 3 mesi. Però attenzione, attenzione, si allontana. Ancora non è detto, attenzione. Attenzione, sta risalendo, sì. Vargas. Peggio che pare, mai. Pare che italiano abbia avuto un sussulto dicendo fra 2 mezzoni almeno datemi quello che cammina, fra 2 mezzoni almeno datemi quello che cammina. Forse si sono confusi con Manuel, magari ritorno. Manuel Vargas, certo. Magari. Grazie, ciao carissimo Lorenzo, un abbraccio.
Forza Viola, ciao. Allora, dunque, ma quello della Bassa Val di Chiana non sarà parente di Mister X? Ma no, mi sembra parlino con, diciamo così, con accenti e toni diversi. Un accento completamente diverso, anche con toni diversi. Mister X è un'altra cosa. Ciao Lady Radio, Leo, se potessi scegliere un giocatore del Girona e uno del Leverkusen, quale prenderesti subito? Boniface del Leverkusen? Del Leverkusen prenderei Boniface e del Girona prenderei ce ne tanti. Prenderei il centrocampista Alexis Costa, come si chiama? Alexis, ora ve lo dico come si chiama. Prenderei il centrocampista Alexis, quello forte, il centrocampista forte. Ciao, ho 42 anni e solo ora mi rendo conto di quanto sono stato fortunato da ragazzino. Io ho cresciuto con Bati, Rui e Oanimal. Oggi i piccoli Viola hanno Zola, Kwame e Sotil. Condoglianze, ragazzi. Alessandro, ora, condoglianze, ragazzi. Fate i bravi. Bisogna fare le condoglianze. Però, diciamo così, Alessandro pone un tema. Cioè, chi oggi ha 40 anni, ovvero più o meno la nostra generazione, caro Leonardo, diciamo così, è stato abituato in passato a decisamente qualcosa di meglio. E oggi non c'è un po' dura, è un po' dura accettare quello che passa il convento, è dura. Mi sono arreso, siamo ostaggi di questa Alexis Garcia prenderei Alexis Garcia dal Girona. Mi sono arreso, siamo ostaggi di questa proprietà e dirigenza, finché dura la fortuna qualcosa otteniamo, altrimenti mediocrità più assoluta. A loro non interessa lo sport, ci scrive Luca. Ragazzi, ma siete tremendi. Mi sembra di essere tornati agli anni 70, il mercato fatto dalla conferma di Antognoni e il recupero dei Desolati. No, oggi si conferma Iconè e si recupera Nico, ci scrive Violone, a proposito ovviamente delle scelte. Sì, però ora arriverà Vargas, per esempio, e vedrete che Vargas sarà fulmine Vargas, colpo Vargas, ciclone Vargas. E questo è il punto. Ciclone Vargas. Ma è un giocatore assolutamente normale. direi. Però i giocatori normali qui a Firenze diventano straordinari, capito? Va bene. Intanto è stato ceduto Krastev in prestito alla Feralpi Salò. Krastev va alla Feralpi Salò. Era a Catanzaro, dove non aveva spazio. Ben per lui. Speriamo che questa volta abbia fatto la scelta giusta. Certo, sono il fanalino di coda della cadetteria, però insomma. Spero giovi. Dite a Porsena che quando passa da Coverciano il caffè ce l'ha pagato Lorenzo. Ma quando passa Porsena a Coverciano? Ma non passerà mai da Coverciano Porsena. Dipende, potrebbe avere un amore. Ma questo sta tutto il tempo. Ma lui è uno. Cioè, mi sembra stia giorno e notte di bosco, dai. Potrebbe andare a mangiare in buone trattorie nei pressi di Coverciano e ci ha pagato il caffè di questo amico Lorenzo che ha deciso di pagargli il caffè. Ciao ragazzi, forse sarà l'area di carnevale, ma ho l'impressione che avremo bisogno di un carro più grande per accogliere i nuovi contestatori. A proposito del carnevale, ragazzi, mi raccomando, domenica tutti alla parata del centro storico di Firenze, del carnevale di Firenze, ci saremo anche io e Leonardo, che non so bene cosa faremo, però ragazzi, ci sono ancora non abbiamo capito cosa faremo. Questo è, diciamo, è accessorio per noi. L'importante è che si sia lì, poi qualcosa accadrà. Qualcosa accadrà. Siamo del resto degli intrattenitori nati. Però il punto principale, Leonardo, è questo: è il fatto che bisogna esortare gli amici che ci seguono anche a travestirsi in modi curiosi e importanti e significativi, perché ci sono ricchi premi in palio per la maschera migliore, ragazzi. Ah, sì. Ricchi premi veri, quindi ottimo. Occorre, diciamo così, scatenare la vostra fantasia, ragazzi. Per esempio, uno si potrebbe travestire da Viola Park, no? Un gruppo di amici fanno, per esempio, Viola Park. Certo. Travestirsi da padovani, no? Uno fa da padovani. Da stadio, uno fa i travestimenti. Potrebbe essere un'idea, ognuno può fare da Rocco, uno si può travestire da Rocco. Rocco, potete fare tutto quello che volete. Quello è un problema. Non si freddi, Rocco. Ci toccherà rimpiangere Mina, ci scrive Fede, ma Castrovini lo rimetto nel rosa. Cosa vuoi rimpiangere, Mina? Ragazzi, ha giocato un minuto e mezzo. Cosa vuoi rimpiangere? Ma il punto è, con Castrovilli la gestione di Castrovilli non lo so. Oggi mi pare che Barone ne abbia parlato dicendo rientri in rosa, un giocatore in più. Quindi presumo che alla luce di queste parole abbia l'intenzione di mettere in lista. Certo è che per mettere in lista Castrovilli devono toglierne uno dalla lista se fanno un acquisto, e quindi sono curioso di vedere che scelte faranno, perché noi siamo in tempo anche a incartarci con le liste, noi siamo in tempo perché loro possono fare un acquisto senza cambiare nulla. Poi al secondo che vogliono mettere dentro la lista, che sia Castrovilli o un ulteriore acquisto, devono far uscire uno.
Vabbè, intanto oggi abbiamo scoperto che la Roma vuole Baldanzi. La Roma vuole Baldanzi. Oggi abbiamo scoperto questo, che la Roma vuole Baldanzi. Ma Baldanzi è un giocatore. Per esempio, tutti pensavano che quest'anno lui si dovesse confermare, addirittura esplodere. Non mi pare stia facendo un campionato rilevante. Io prenderei la Roma vuole Baldanzi. Io prenderei Colpani. Bene, allora ci fermiamo un attimo per dare lo spazio alla regia. Mi raccomando, ragazzi, i vostri sms e WhatsApp al 3925727775, le vostre chiamate in diretta allo 0555727237. Noi torniamo tra pochissimo, ci sono anche le informazioni sulla viabilità. Restate lì. Burger King da oggi è ancora più fast grazie alle casse kiosk. Vieni a scoprirle al nostro ristorante alla stazione di Firenze. Componi il tuo menù, paga e ritira direttamente in cassa. Sono le 18 e 30 minuti. Quando alla radio parte la tua canzone preferita, ma stai per arrivare a casa. Quando vorresti parlare con lei ancora, ma sta per scendere dall'auto. Quando stai vivendo un momento che ami, vivilo fino in fondo. Per farlo basta passare al McDrive. Comodo, veloce, McDrive. Mal di schiena e dolori cervicali bloccano le tue giornate? È ora di cambiare il materasso. Da Materassi e Materassi sono arrivati i saldi con sconti fino al 65%, come il letto contenitore a soli 299 euro e il materasso in memory a soli 199 euro. Vieni da Materassi e Materassi. Noi Viola. Guida commerciale alle aziende con la Fiorentina nel cuore. Teloneria Fiorentina, l'azienda leader nella lavorazione dei teli in PVC per tutti i settori. Scopri tutti i prodotti della Teloneria Fiorentina, quota e acquista su misura su www.teloneriafiorentina.it. Ci trovi a Sesto Fiorentino. Noi Viola. Euroedile, ingrosso e dettaglio materiali edili, ovunque e vicini, veloci e disponibili. Costruisci il tuo mondo con servizi su misura e con moltissimi prodotti in pronta consegna. Questo è Euroedile, l'edilizia a Firenze. Noi Viola. Michael Jackson e la magia della sua musica rivivono in Human Nature Live Show, uno spettacolo internazionale interamente dedicato alla star che ha rivoluzionato la musica pop. Domenica 4 febbraio, Tuscany Hall, Firenze. Ballerini, coristi, musicisti ed un eccezionale interprete per rivivere live tutta la magia della musica di Michael Jackson. Info www.bitconcerti.it. Prevendite, circuito box office e Ticket One. In autosole in direzione Bologna si rallenta tra Calenzano ed il Bivio A1 variante per traffico intenso. In A1 direttissima rallentamenti per materiali dispersi tra Aglio e Firenzuola. In A11 in direzione mare code a tratti si registrano tra Firenze Ovest e Prato Ovest. Sulla Firenze Pisa Livorno rallentamenti per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione di Firenze. Coda in uscita a Santa Croce sull'Arno per chi arriva da Firenze a causa di viabilità esterna che non riceve. Sulla Firenze-Siena il traffico è intenso per cantieri in entrambe le direzioni tra Impruneta, Greve in Chianti e Firenze. Traffico intenso a tratti rallentato in entrambe le direzioni di marcia, sempre per cantieri all'altezza dello svincolo di San Casciano. In città a Firenze rallentamenti sulla direttrice Rosselli-Strozzi in direzione Fortezza, si rallenta anche su Viale Lavagnini in direzione di Piazza della Libertà. Rallentamenti nel tratto finale del viadotto Marco Polo per chi si mette su via generale Carlo Alberto dalla Chiesa. È tutto, restate con noi. Cosa succede in città? Lo ascolti qua. La tua radio. Fanno male.
Eccoci qua, cari amici, i vostri sms e whatsapp al 3925727775, le vostre chiamate in diretta allo 0555727 con Andrea Pignoni, Leonardo Petri, vedi, e Andrea, tutti voi. C'è anche, aspetta un attimo, c'è Fabio da Montelupo, poi dici quello che vuoi. Vai, no, Fabio, vai. Fabio, di una cosa interessante, perché mi azzittisco per te, vai. Va bene, grazie. Allora, innanzitutto vi ringrazio, siete un aspetto divertente di esistere, ci ringrazi di esistere. Esatto. No, poi io stamani Mario l'ho sentito il concetto del discorso. Un altro che si lamenta della mattina, ottimo, vai. Difendi Mario. Sì, no, il concetto lui diceva del discorso dell'acquisto che è Nico Gonzalez che entra. Era che per la Fiorentina, per la società, questa cosa era già da Champions League. Cioè, c'era dell'ironia. Esatto. E dice, veramente, lui diceva che probabilmente per la società già il rientro di Nico Gonzalez è già qualcosa, cioè, certo. Si torna ai tempi degli anni 70. Cioè, non era un pensiero suo, ma lo attribuiva alla società, ecco. Esatto, okay. Esatto. Era un'interpretazione della situazione. Certo. Ci sta. No, ma lo so, esatto. Lo sento. Sempre. Come la pensa Mario, lo so, credo anch'io fosse così, non c'è dubbio. Esatto, nonostante non l'abbia ascoltato. Poi per quanto riguarda gli acquisti, il frigorifero è pieno, quindi prima va buttato. Quanto sarà dato? Quanto sarà dato, secondo te, al mercato della Fiorentina di gennaio? I voti? Sì. Da parte mia 5, poi da parte tua non mi interessa nulla, cioè. Scusa, ma perché ma non hanno preso nessuno, Leonardo? Ma allora te lo spiego, ti fo l'esempio pratico. Lo scorso gennaio la Fiorentina fece un mercato di questa sostanza, prese Sabiri, mi viene da ridere solo a pronunciarne il nome, Sabiri. Sirigu e Brealo, di tre uno non ha mai esordito, uno ha fatto una partita di Coppa Italia e uno avrà giocato 10 partite. Ecco, questo è, e lì il mercato ricevette dei gran bei 7. Quindi ti figuri ora? No, sto aspettandoli a gloria. Rispetto a questi faraoni è Odo. Vediamo, oro colato, certo, rispetto a Sabiri che appena è arrivato non ha nemmeno disfatto le valigie, è oro, certo. Grazie Fabio. A giugno questi hanno preso un Zola come fosse il bomber che ci avrebbe risolto tutti i problemi. Vabbè, hanno preso Mina come centrale, cioè questo è Sony Med, hanno preso Lopez. Hanno preso anche Parisi e infatti fa la riserva. Non hanno comprato un titolare ad eccezione dei due davanti, perché uno deve giocare. Questo 0, è 5, il dunque 5-7-2-3-7. Andiamo da Massimo da Quinto, vai Massimo. Ciao ragazzi, buonasera. No, io stai facendo marcia indietro, ti sento, sai. No. Le cinture, mettiti le cinture. Io ho capito cosa intendeva Barone per frigorifero pieno. Probabilmente era un frigorifero da incasso. Era un minibar come quello degli alberghi. Era un frigo da incasso, nel senso che, se non mi sbaglio, stanno vendendo Mina, va bene? Infatti a me non mi piaceva Mina, però se correggetemi se sbaglio, Comuzzo, che viene dalla primavera, prenderà il posto di Mina, che era stato preso gratis a sostituire Igor, che è stato venduto a 20 milioni, torna? Esatto, il quadro è questo. Questo, infatti, il frigo da incasso, incassano 20 milioni. Certo, il frigo da incasso, cioè il frigo per incassare soldi, dicevi questo. Esatto, da incasso, esatto. Certo. No, ragazzi, ascolta, però dammi una regolata. Seriamente. No, io anche te lo dico seriamente, non ci puoi chiamare con questo sonino. Aspetta, lo levo su. No, dicevo, l'unica cosa che, a parte tornando seri, io da stamattina è successa una cosa che io penso, io ho 40 anni, ho visto 4 gestioni Fiorentina. Montello, Cecchigori, della Valle e Costoro. Allora, io è la prima volta che sento la gente chiama e invece di chiedere gli acquisti implora la società di non fare acquisti pur di non peggiorare la squadra. Siamo a questi livelli. Ragazzi, ma è la prima volta nella storia della Fiorentina che gli acquisti sono fatti da uno, non del mestiere. Fine.
punto. La gente butti non dice, queste tutte le volte fanno danni, speriamo non compri nessuno, cioè la gente che poi mi conti, che poi mi fa impazzire questa cosa, no, che si dice no, Babbarone non fa mica il mercato, no, Babbarone che... non è mica colui che sceglie i giocatori, ah no, e per come mai tutte le volte si parla di calcio parla Barone? Perché non parla Burdisso? L'avete mai sentito fare una dichiarazione ufficiale Burdisso? Sempre Barone che parla di calciatori, di ruoli, di scelte. Quindi ragazzi, via. No, Burdisso e Fede fanno le fotografie a Barone. Buono, allora, questo, sembra di aver capito. Questo. Grazie. Va Massimo, bene. Ciao, buona serata. Ciao, ciao, ciao. Intanto Leonardo, c'è l'amico Tommaso da Monaco che ci segnala qui Monaco Monte Carlo di Baviera. No, Monaco di Baviera e quindi Monaco di Tibet e un Monaco di ti ricordi Murillo? No, Monaco. Monaco di Baviera. Qui ad Augsburg e quindi qui ad Augusta non si stanno proprio strappando i capelli per la cessione di Vargas, ci segnala figurati, da Monaco. Ma figurati. Certamente. Va bene. Certamente. Va bene. Mazzoni, se gli pigliano il Gallo Belotti 7.5 al mercato assicurato, se no 7, se no 7. Fortunatamente, questo scenario sembra, diciamo così, abbandonare la Fiorentina, fortunatamente questo scenario Pelotti, diciamo, non abbiamo bisogno dell'attaccante, ragazzi, dopo quel bel gol che ha fatto l'Udinese Enzola ha riconquistato la fiducia di tutti, ci mancherebbe altro. Bel gol, ha trasformato un rigore, visto quello che tirò in Turchia ha comunque fatto un passo avanti. Bene. Io mi travesto da frigorifero pieno, ecco, questa può essere un'idea, no, per la parata del, di domenica, ragazzi. Allora, io vi do un'idea, io ci sto lavorando, ma per me sarà difficile, però dovete vestirvi, e io lo postai una volta una foto di uno vestito da brick di Tavernello, top, meraviglioso, dovete vestirvi da brick di Tavernello. Sai che roba. Allora dunque poi c'era un amico che diceva Lopetegui e Massara via il italiano e Pradè, capito? Non sanno nemmeno chi sono. Io sono per Massara. Ora Lopetegui francamente farei a meno, però loro non sanno nemmeno chi sono, quindi ma lì c'è la vita. Loro, questo è un tema che noi abbiamo affrontato, che noi solo affrontiamo, perché io fuori di qui non ho mai sentito questo tema affrontato con urgenza, nemmeno dopo la mitologica affermazione di Barone, alla risposta di Barone a Mauro. Qui noi abbiamo dei dirigenti a vita, è l'unica organizzazione, l'unico ente, l'unica società sportiva che ha i propri dirigenti a vita. Non c'è un'altra squadra del mondo che ha i propri dirigenti a vita, perpetuo. Se a questo a voi vi sembra una cosa fatta bene, e allora io mi arrendo, alzo le mani e mi arrendo. Lui si arrende. Mi arrendo. Che si arrende. Va bene, ci sono i vocali al 3925727775. Facciamo partire il treno, vai regia. Nicola da Firenze, ma campagne acquisti scadenti sono state fatte anche in anni dove la proprietà non era questa. Io non ho 42 anni, sfortunatamente non 58, ma vorrei ricordare una grandissima campagna acquisti dove vennero comprati Bruzzone e Ricciarelli. Ecco, quindi se oggi compran Vargas più o meno siamo lì, non è che è cambiato molto. Salve. Leonardo, Andrea, aiuto, non ce la faccio più, che tristezza, che fine abbiamo fatto, che pena. Marco d'Alicante. Mario, era palesemente ironico, faceva un parallelo con le campagne acquisti degli anni 70 in cui si confermava Antognoni e si recuperava Desolati, così ha parlato di Icone e Nico Gonzalez, c'era solo ironia. Ciao ragazzi, volevo sapere, ma non c'è il verso di avere le canzoni di Canterino, perché sono veramente micidiali, veramente splendide. Le dichiarazioni di Gio Barone sono veramente, cioè, ormai non mi stupisce più che siano deliranti, però perlomeno se proprio guardare il lato positivo si è scongiurato il periodo Belotti, almeno quello si è scongiurato. C'è poco da fare, a questo punto è meglio restare così. Beh, oddio, Breja lo sembrerebbe vada via e gli arriva a stare tromezzone.
Bisognerà aggrapparci ancora una volta italiano, sperando che faccia un altro miracolo, ma questa girata la vedo più dura. Buonasera grandi Vigno e Petri, vorrei una vostra opinione, perché io la sto pensando un po' da diciamo da qualche mese a questa parte. Ma che ci aspetta nei prossimi 2-3 anni con la storia fra stadio? Cioè, pensateci un attimo realmente fredda. So che non è facile alle bombe dei 6, ma veramente, cioè, con questi, che succede ora con la storia stadio? Non si sa dove si andrà a giocare. Cioè, qui secondo me si rischia veramente di andare in giro con 13-15 brecalo nei prossimi anni, ma sul serio. Altro che criticare perché ci siamo Zola, qui si rischia veramente la mediocrità allo stato bravo. Iapo l'ultranazionalista, rispondete. Grazie. Nonostante che ho il sangue viola, io il calciomercato un guardo quello d'agosto con questa proprietà figura di quello di gennaio, e loro si sono chiusi a riccio dentro il Viola Park e non ascoltano i tifosi, non ascoltano tantomeno i giornalisti. Loro hanno i loro bunker, vanno avanti e fanno come gli pare, e mettiamoci l'anima a pace con questo. È così, Enrico. Leo, ma chi è questo finlandese che ho letto e si sta per prendere Frigopien, mi sembra si chiami? Betty, e tu c'hai ragione, questa è la peggior proprietà che abbiamo mai avuto, e io lo dico da quando un paio d'anni fa a gennaio ci hanno venduto il capocannoniere per darla alla Juventus. Cioè, quella secondo me è una macchia indelebile, non potrà mai essere cancellata dai miei ricordi. Per cui, di che cosa vogliamo parlare? Alessandro da Fiumicino. Però io non ho detto la peggior proprietà, io ho detto i peggiori dirigenti della storia della Fiorentina. Fermi tutti, c'è una breaking news importantissima. La sta twittando Fabrizio Romano in questo momento. Sospese le trattative per Brecalo alla Dinamo Zagabria. Scrive Fabrizio Romano su Twitter in questo momento. Buono, tutto fermo, non fanno niente. Sospese le trattative per Brecalo alla Dinamo Zagabria. Alla fine glielo do io 8. In questo momento ha twittato Fabrizio Romano. Alla fine glielo do io 8. Se non fanno niente, però ragazzi, lo vedete che questi non sono capaci. Dinamo Zagabria al collasso finanziario in questo momento, non può nemmeno pagare il prestito oneroso di Brecalo. Quindi trattative sospese. Brecalo resta qui dov'è. Bene, lo vedete le difficoltà che incontrano a fare qualsiasi cosa. Cioè, ora poi si sono pentiti su Rodriguez, forse non è pronto, no, ma meglio Vargas, ma Vargas che sarà bravo. Cioè, a 4 giorni dalla fine del mercato non sanno ancora cosa fare. Incredibile. Andiamo a riscuotere, facciamo girare la fresca. Allora, 18:46 minuti, ci fermiamo per dare lo spazio alla regia e poi l'ultima parte. Se ascolti il Lady Radio, fallo sapere a tutti. Ciao, sono le vacanziere e quando sono in vacanza o anche al lavoro ascolto sempre Lady Radio, la mia radio. La tua radio, Lady Radio. Delusi? Anche noi. Ridiamo un'anima a Firenze. Partecipa anche tu a scrivere il programma per la Firenze del futuro. Vai sul nostro sito animafirenze2030.it. Firenze merita di più. Solo insieme si può fare. Giovanni Fittante, sindaco. Io ci metto la faccia, la passione e l'impegno. E tu? Costruiamo il futuro insieme. Info @animafirenze2030.it. Lista civica Anima Firenze 2030. Da Mugnaini Auto sono arrivati gli incentivi doppi Mazda. Vieni a scoprire sulle vetture della gamma Mazda in caso di rottamazione gli incentivi doppi. Puoi avere uno sconto imperdibile. L'offerta è valida fino ad esaurimento fondi per gennaio. Da Mugnaini Auto, concessionaria Mazda a Firenze in via Baracca, Firenze Sud in viale Verga e su mugnainiauto.it. Mazda a Firenze è Mugnaini Auto. L'arte del mangiar bene. Dal cibo alle buone maniere. Con il blogger Niccolò Nesi, ogni martedì alle 11 su Lady Radio. L'arte del mangiar bene è offerto da Bar Pizzeria Ristorante Fiorentina Baseball. Da 30 anni pizza, cucina tipica toscana e aperitivi. Siamo a Firenze in Viale Manfredo Fanti 18. Aperto tutti i giorni dalle 8 alle 23. Corri da Troni! Fino al 31 gennaio continua Meglio dei Saldi. Per te sconti fino al 25% su tantissimi prodotti. E in più inizia a pagare dopo Pasqua. Informazioni nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. La tua radio, Lady Radio. Le
le bombe delle 6 non fanno male. 18 e 48 minuti, dunque la notizia di questa sera, 24 gennaio 2024, è che Josip Brekalo non andrà alla Dinamo Zagabria, come ha comunicato tra pochi istanti fa Fabrizio Romano su Twitter. Le trattative quindi sono siamo sospese. quindi siamo a posto, mercato finito per ora, top, ottimo, buon mercato. Stavolta il voto lo alzo io, a meno che non si riapra la pista salernitana per Brekalo, non lo so, esserci speriamo di no, speriamo di no, allora. Allora, i vostri vocali ancora al 3925727775 li ascoltiamo. Vai regia, vai. Visto che ce l'ha fatta a far rimanere Icone, punta anche su Arturo. Sono lo svitato di Gambazzi. Il Leo. Giovanni. Ma perché Barone tira fuori questa storia che non ci facciamo prendere dalla giacca da nessuno a proposito di Icone alla Roma? Ma chi gliela tira sta giacca? Pasquale da Roma. Gira voce che Mazzoni sia andato a spese sue a Verona, a casa di Saponara, per cercare di farlo tornare in tutti i modi e poter dare così 8 al mercato di gennaio della Fiorentina. Ma se la Fiorentina non fa scouting, ormai è sotto gli occhi di tutti, e mi sembra elevato l'ingaggio che c'ha Belotti, ma come si fa a pigliare giocatori importanti noi? Me lo volete spiegare, Marco? Scusate, correggetemi se sbaglio. Dunque, Comunzo sostituirà, che è un primavera, sostituirà Mina, che è stato preso a 0 euro gratis, che a sua volta sostituiva Igor, che è stato venduto a 20 milioni. Ora, mi sembra di intuire che il frigorifero di cui parlava Barone sia ovviamente un frigorifero da incasso, se no non si spiega. Ciao. Va bene, c'è di tutto di più come di sempre. Leo, ma come dar torto a questi messaggi? Come dar torto? No, mi ha colpito il fatto, mi ha colpito una cosa. Mi ha colpito questa grande sfiducia totale nei confronti di questi dirigenti e di questa proprietà. Mi ha colpito questa. Questo non fa bene. Perché se te pensi che comunque questi hanno fatto le due finali, sono quarti in classifica, siamo semifinali di Coppa, cioè avrebbero qualche risultato da vantare. Esatto. Nonostante questo, la città, buona parte della città, non so se la maggior parte, questo non lo so, però noto considerevole che gli riserva una sfiducia totale, totale. Io naturalmente sono fra questi, anche alla luce di quanto Gio Barone ha onestamente detto nel rispondere alla domanda di Mauro, cioè un signore che gode indubbiamente della fiducia illimitata del presidente, ma che nella sua vita si è occupato soltanto dei Cosmos e li ha chiusi, perché i Cosmos hanno chiuso, perché quell'esperienza lì, che è l'unica sua, è terminata con la chiusura dei Cosmos. Bene, insomma, mi sembra un po' poco per stare a vita alla Fiorentina, onestamente. Tu dici un po' poco, diciamo, insufficiente, cioè, insufficiente. Altro è vincere il Superenalotto. Lui, ragazzi, cioè, altro è vincere il Superenalotto. Allora, 0555772637. Leonardo, buonasera, benvenuto. Allora, c'era una volta uno spot pubblicitario che si potrebbe trasformare con Barone fa mercato, te lo ricordate? Sì, Marino fa mercato, Barone fa mercato, sì. Vabbè. Comunque, io ho telefonato per rispondere a quel mio coetaneo che ha telefonato parlando della campagna acquisti di Bruzzone e Vincerelli. No, già, bravo, lì c'era una lira, Io ti voglio ricordare una cosa a questo mio coetaneo, che rispetto molto ogni tipo di opinione, che in quegli anni lì la Fiorentina, se non ricordo male, c'era il povero Melloni, e poi ci stava la gestione Martellini-Ugolini in quei tempi lì, che non ne avevano uno per far due. Però per tenerti Antognoni si sono svenati, ma soprattutto per tenere la Fiorentina in Serie A, e la Fiorentina dalla squadra simpatia del calcio italiano, non aiutata, ma assistita e coccolata da un grande uomo come era Artemio Franchi.
e la Fiorentina era lo specchio della simpatia, rimanevamo simpatici a tanta parte del calcio italiano e venivamo rispettati alla grande in ogni angolo del mondo. Quindi quando si parla di queste cose qui bisogna informarsi bene, secondo me, perché la Fiorentina era una cosa sacra, ora è diventata, secondo me, una cosa che non veramente, io è come se avessi una figlia che sta con uno che la maltratta dalla mattina alla sera, perché io non ce la fo, io veramente sto male, soffro veramente, perché poi sento parlare di Champions League, ragazzi, ma i giochi ora cominciano a correre quelle che finora hanno scherzato, hanno camminato, certo. Hanno camminato, noi ora si vorrà reggere un altro pochino, poi dopo ci tocca, i valori alla fine vengono fuori. E quindi stiamo un attimino tranquilli, stiamo vicini a qui poi l'uomo d'italiano e speriamo che rimanga, perché senza vorrò vedere se lui decidesse di andare via cosa prendano, ma soprattutto portiamo rispetto al nostro passato, come disse ieri D'Antognoni, riportiamo rispetto alla vecchia Fiorentina, ricordiamoci cosa è stata la Fiorentina in questi 100 anni di vita, una grande società, la quinta società del calcio italiano, e come dice Claudio Nasti, la Fiorentina è una cosa seria. Il grande Leo. E con questo mi chiedo. Ciao Leo, ciao, buona serata. E così c'è una nuova categoria che vorrei inserire nella Beozia Viola, una nuova annessione, quella degli smemorati, capito? Dei senza memoria. Allora, cari amici, è finita anche per oggi. Noi torniamo domani sera puntuali come sempre alle 18. Questa sera non ci saremo a Viola Fan, ci prendiamo una pausa, ma insomma torneremo presto anche lì. Grazie a tutti e ciao Leonardo. Buona ciao serata, a tutti, buona serata. Ciao. Le bombe delle 6 non fanno male. Sono le 18 e 56 minuti. Lezioni di cucina numero 6, il taglio a julienne. Affettate le verdure in strisce verticali della lunghezza precisa di 81 mm. Misuratele con cura e se sono tutte uguali, fate un applauso al vostro coltello Berkel della collezione Esselunga. Lui sì che sa affilare le vostre arti culinarie. All'Esselunga fino al 17 marzo, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ricevi un bollino per collezionare i coltelli della linea Classic di Berkel. Solo con carte fidati. Regolamento nei negozi e su esselunga.it. Quest'anno l'abbonamento a QN La Nazione lo paghi a rate. Ricevi a casa i pratici coupon, ritiri in edicola la tua copia e paghi a rate senza interessi, in modo semplice e sicuro con ScalaPay. In più risparmi oltre 140 euro sull'abbonamento annuale o semestrale. QN La Nazione. Cerca la promozione su abbonati.lanazione.it. Offerta valida fino al 31 gennaio 2024. Non perdere l'occasione. Resta sempre aggiornato sulla tua zona. Giornale del Bisenzio. Le grandi storie di personaggi locali, le inchieste e tutti gli approfondimenti su Prato e sulla Piana Fiorentina. Abbonati subito su giornaledelbisenzio.it e con un click potrai sfogliare il nostro settimanale online e accedere a tutti i contenuti premium. Giornaledelbisenzio.it. Un fiume di informazione in edicola e online. Il mio canto libero, in concerto al Tascaniola di Firenze. La più importante tribute band di Lucio Battisti torna a Firenze per un concerto imperdibile con tutti i grandi successi di Mogol e Battisti. Giovedì 25 gennaio al Tascaniola. In un mondo che... Il mio canto libero. Info www.bitconcerti.it. Prevendite, circuito box office e ticket one. Il mio canto libero sei tu. 100 secondi con Enrico Mentana. Oggi il Premier Time, che è il question time quando è applicato al Presidente del Consiglio, è stato in qualche modo uno spettacolo e forse la prefigurazione, se mai ci sarà, del faccia a faccia tra Meloni e Schlein, perché Meloni ha risposto sia a Schlein sia a Conte sui temi sensibili, sui temi più importanti, e l'impressione è sempre la stessa di due film che hanno più o meno la stessa trama ma in cui sono ribaltati i buoni e cattivi, a cominciare ovviamente dal duello dei duelli che è quello tra Conte e Meloni sui temi della buona gestione
delle risorse pubbliche e del super bonus. Come si sa, Conte accusa la Presidente del Consiglio di aver dilapidato credito e crediti, e Meloni ricorda che semmai quello che è stato fatto è riportare l'Italia all'onore dell'Europa dopo ciò che è stato scialacquato attraverso quella che secondo Meloni è la sciagurata stagione del super bonus, del gratuitamente, per riportare il famoso avverbio elettorale di Conte. L'impressione anche oggi, anche di questo Premier Time, anche di questo scontro diretto a tre, sia pure quello che nel calcio si chiamerebbe un triangolare, tra Conte, Schlein e Meloni, e che sia tutta campagna elettorale. Tutto a parlare agli elettori potenziali delle regioni in cui si voterà, e soprattutto dell'Europa, delle elezioni dell'8 giugno. E si capisce che lì sarà una conta per tutti, ma intanto i problemi fanno da manifesti elettorali. Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Lady Radio. Cosa succede in città?